Signori, benvenuti allo stadio comunale di Maranola, dove sta per andare in scena la nona giornata di Eccellenza Laziale Girone B. Oggi si sfidano i padroni di casa del Formia contro l'ospite dell'Audace, squadra scusate, vengo un poco trafelato di corsa, squadra di Genazzano della provincia di Roma. Partita importantissima per il Formia per cancellare l'uscita di scena dalla Coppa Italia. Stesso discorso vale per la squadra ospite, il Formia, che al momento in casa è ancora imbattuto. Tutto pronto per il calcio d'inizio affidato al direttore di gara Emanuele Tartarone. Gli assistenti sono Tasciotti e Morena di Latina. Andiamo a leggere velocemente la formazione per il Formia: Scognamiglio, Carfora, Senso, Volpe, Vitale, Carginale, Cavezza, Leccese, Esposito, Maggino e Sellitti. Per quanto riguarda invece l'Audace: Nasti, Boninsegna, Tabascio, Fumini, Sismonti, Siciliano, Maurizi, Chiti, Mastrosanti, Greco e Demofonti. Iniziata la partita, il primo possesso in questo momento è del Formia. Che adesso gestisce il pallone all'indietro la squadra ospite, che gioca con il completo azzurro con calzoncini bianchi attaccati alla destra, alla sinistra dei vostri tre schermi. Si rialza proprio in questo momento un giocatore dell'Audace che era finito a terra, si tratta del numero 4 Fumini. Il Formia invece in maglia gialla con calzoncini riattaccata alla sinistra e alla destra, in questo momento restituirà il pallone. La gestione del pallone da parte della squadra ospite in questo momento con Siciliano, cerca subito il filtrante lungo per Chiti. Pallone in mezzo, cercava probabilmente l'inserimento di Mastrosanti, che è impossibilitato ovviamente a raggiungere il pallone, troppo lungo per chiunque. Pronto alla battuta Giovanni Scognamiglio. Pallone profondo a cercare Maggino, deve poi ricominciare da dietro il Formia per il pressing dell'Audace. Audace è formazione che si sta sicuramente facendo valere in questo momento della stagione, al quinto posto. Pallone lungo qui, può accomodare il controllo numero 1 della squadra di casa. Lungo il pallone, cerca ancora una volta Maggino, che adesso va in pressing su Boninsegna. L'appoggio per Fumini, che si libera bene in mezzo al campo. Apertura a sinistra adesso, dove opera Tabascio, passaggio in profondità, dove
C'è lo scatto di Mastrosanti, protegge la rimessa dal fondo il numero 5 Antonio Vitale. Forme invece assestato all'ottava posizione in classifica, lo ricordiamo al momento è imbattuto in casa, spera chiaramente di mantenere questo ruolino di marcia, di costruire proprio qui il proprio campionato. Gestisce il pallone adesso Greco, cerca un passaggio in profondità che trova però solo maglie gialle ad accogliere il pallone, poi c'è il fallo di Fumini sul capitano Volpe. Quindi calcio di punizione per il Formia. Scognamiglio che deve andare a recuperare il pallone. Gestisce ora palla la squadra di casa con Carginale che lancia a sinistra Sellitti che era però in posizione irregolare, fuori gioco di rientro per il numero 11. C'è di punizione quindi per la squadra ospite. Greco indietro per Tabascio che riceve in questo momento Demofonti, sbaglia un controllo e favorisce quindi la ripartenza del Formia, non riesce però a controllare il pallone Maggino, subito però il pressing molto alto e commette poi fallo il giocatore del Formia. Si tratta nella fattispecie di Marco Esposito. La notizia per il Formia è che Zaccaro e Di Florio sono rientrati dagli infortuni, sono entrambi in panchina con il numero 17 Di Florio, con il numero 18 Zaccaro, sono tornati quindi pienamente a disposizione di mister Rosolino dopo l'infortunio. Indisponibili invece per la partita di oggi sono Villacaro e Castiglione. Adesso l'Audace che gestisce palla, almeno ci prova, con Chiti che viene accerchiato da maglie gialle, alla fine gli strappano via il pallone ma c'è stato il fallo di Sellitti secondo il direttore di gara, quindi sarà calcio di punizione per la squadra ospite, posizione di centrodestra. Pallone che finisce oltre la linea del fallo laterale. Ancora una rimessa con le mani per l'Audace. Che metà adesso c'è Greco che può mettere in mezzo, tiene palla sulla linea del fondo, alla fine la perde, pressing sulla difesa formiana che subisce però il contatto falloso, calcio di punizione, se ne incaricherà Giovanni Scognamiglio. Passati 6 minuti dall'inizio della partita, il risultato è ancora fermo, ancorato sullo 0-0. Gestisce palla adesso il Formia da dietro, allargata il gioco a destra dove c'è Carfora, qualche problema con il pallone, ci litiga un po', poi scambia con Volpe. Si va verso i centrali, il tocco di Vitale a sinistra per Senzio, il pallone in avanti. Può avanzare il Formia con Sellitti, però si trova blindato dalle maglie blu. Buono il recupero difensivo ancora di Vittorio Senzo. Guadagna quantomeno una rimessa laterale. Stava di Leccese, chiedo scusa per l'errore, era Leccese. Un ottimo break sull'out di sinistra. Non riesce l'1-2 al Formia, può ripartire il San Vito che però viene costantemente pressato, qui finisce giù Mastrosanti. C'è il calcio di punizione già battuto per qui, rovina sull'avversario un giocatore del Formia, Sellitti. E ancora un calcio di punizione con l'arbitro che continua però a tenere nel taschino i cartellini. Adesso non sono interventi particolarmente tosti o duri o fuori dal regolamento, insomma contatti di gioco ci possono stare.
quindi a battere questo calcio di punizione audace, mette il pallone sul secondo palo dove è tutto solo Fumini, pallone messo ancora a destra dove avanza Demo Fonti, cerca il dribbling in mezzo a due, il pallone carambola su, ancora su Fumini, la posizione irregolare però del giocatore dell'Audace. Fuori gioco quindi, punizione per la squadra di casa. Scognamiglio che rilancia il gioco, centrocampo, cercava la sponda di un compagno, la trova, quindi riparte l'Audace, attenzione perché svirgola Siciliano, addirittura il tiro di Mastrosanti. Può essere considerata un po' forse la prima vera occasione di questa partita all'ottavo minuto. Da battere Scognamiglio. Sponda di testa di Esposito, non ci può arrivare Maggino. Si riparte quindi dal rilancio di Nasti. Pallone profondo, trova proprio la testa di Senzio. Bello il pallone in profondità, c'è lo scatto di Demo Fonti, arriva però la chiusura della difesa, appoggiato il pallone di testa Scognamiglio, può ripartire adesso Carfora che viene in mezzo al campo, quella posizione di Greco, cerca un cambio di gioco abbastanza complicato, intercetta il pallone l'Audace che qui gestisce non proprio bene la ripartenza, deve arretrare Demo Fonti. Bello l'1-2 a centrocampo, il pallone di ritorno però viene intercettato da Volpe. Bella la palla per Esposito che se ne va in dribbling in mezzo al campo, il pallone a sinistra per Sellitti. Sellitti lascia Senzio che mette il pallone in mezzo. Alla fine la difesa riesce a liberare, ma c'è la posizione irregolare di fuori gioco e calcio di punizione per l'Audace. Finalmente si è fatto vedere in maniera convinta dall'altra parte di campo il Formia. Sarà calcio di punizione, la posizione regolare era di Senzio a quanto pare sul passaggio di Sellitti, mette fuori il pallone di testa poi proprio Senzio, la rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra ospite che viene dalla vittoria 2-0 in Coppa contro il San Cesareo, purtroppo non è servita per la squadra di Greco per ribaltare il 3-0 dell'andata subito in trasferta, causando quindi l'eliminazione. Stessa sorte un po' per gli uomini di Rosolino che sono usciti nel confronto in Coppa, nel derby di Coppa contro il Gaeta. Conservando però l'imbattibilità casalinga, il pareggio 1-1 contro il Gaeta, era finita 3-0 l'andata. Sul campo della squadra di Melchionna prova a imbastire un'azione offensiva con questo lancio lungo di testa l'Audace, c'è la buona copertura difensiva di Vitale, si può avanzare Carginale, il pallone per Senzio, si fa vedere bene Maggino in mezzo al campo però dopo il primo controllo non riesce a conservare il possesso, qui non c'è fallo sull'interdizione di Senzio, la palla all'indietro, gestisce le scese, tenta questo filtrante profondo che non trova compagni, trova solo la testa di un avversario, il pallone che si perde oltre la linea di demarcazione del campo, sarà rimessa con le mani per la squadra di casa. Si avanza il Formia all'imboccatura dell'area di rigore, il colpo di tacco per l'inserimento di Maggino, c'era però la posizione regolare del numero 10 Formiano, peccato, un'altra buona occasione sfumata per
la posizione regolare, attenzione perché qui sbaglia il rilancio Nasti, può ripartire ancora il forno in mezzo al campo, il tiro da fuori, c'è una deviazione, il pallone sarà in calcio d'angolo, il tiro di Esposito dalla distanza, c'è stata una deviazione, quindi calcio d'angolo per il Formia, se ne incaricherà Samuele Leccese. Valgono le torri ovviamente, nella di rigore Cavezza, abbiamo visto al limite c'è anche Carfora, chiaramente Maggino, chiaramente Sellitti, lo vediamo al limite dell'area pronto a scattare sul secondo palo. La palla in mezzo sul secondo palo, Sellitti non ci arriva, Cavezza può appoggiare all'indietro, c'è Carfora in appoggio, restituisce il pallone bene a Cavezza, poi fa la sovrapposizione, la palla però di Cavezza in mezzo dove si era inserito bene Leccese, libera la difesa, quel tiro da lunghissima distanza di Senzio si perde di parecchio oltre la traversa, rimessa al fondo per la Dace. Ancora possesso per il Formia, questa volta potrà usufruire di una rimessa laterale. L'appoggio facile sull'Eccese, preferisce andare su Cavezza, il rinvio che diventa buono quasi per Mastrosanti. Una rimessa laterale pro, una rimessa laterale contro, la palla dell'Audace. Finisce a terra ancora Mastrosanti, per l'arbitro tutto regolare, il pallone lanciato dove a sinistra sta salendo molto velocemente Sellitti, va a liberare Nasti che fa perdere un pallone al Formia. Maggino in mezzo a tre, non riesce a far passare il pallone, torna indietro da Asensio, guadagna la rimessa laterale per opposizione di Maurizi. Si muove bene Cavezza, non riesce però ad arrivare il pallone, poi ancora un rilancio sbagliato. Regala la rimessa dal fondo la squadra ospite. Maggino, profondità per Esposito nella di rigore, il tiro di Esposito ribattuto da Tabascio, rimessa laterale per il Formia che adesso però si sta cominciando a far vedere in maniera anche abbastanza insistente la metà campo avversaria. Esposito pronto però per la ripartenza, stoppata sul nascere da Volpe. Leccese all'indietro, il pallone adesso per Carfora sull'out di destra, sfida Chiti, benissimo Carfora per Maggino, ancora sulla destra perché è pronto a mettere in mezzo il numero 2, la palla in mezzo, il colpo di testa di Esposito che si perde alla destra della porta, difesa da Nasti, buona opportunità per il Formia quando siamo arrivati. Al sedicesimo, superato quindi il quarto d'ora. Cioè, c'è forse un contatto falloso non fischiato dal direttore di gara. Rimessa laterale per il Formia. Poggia all'indietro su Nasti. Da rinviare lungo a cercare ancora una volta Mastrosanti. Cerca molto l'appoggio della punta la squadra di Greco.
Massimo Fonti, buono lo scambio con Greco, l'appoggio su di Mastrosanti ancora per il numero 10, il pallone si perde oltre la linea laterale del campo. Giornata estiva qui a Maranola, fa molto caldo, chissà che non possa incidere alla lunga sulla prestazione delle squadre. Qualche screzio tra Volpe e Tabascio. Greco, ancora per Tabascio, mette il pallone in mezzo, poteva gestirlo con calma la difesa, invece lo rimette sui piedi dei giocatori dell'Audace. Fuori per Fumini, bello il filtrante, cercava di pescare con questo scavetto Maurizi, che adesso però finisce comunque col possesso del pallone, stoppato da Sensio, rimette il pallone in avanti, il colpo di tacco di Esposito, avanza il Formia, attenzione c'è una scivolata anche pericolosa. C'è liberissimo, Cavezza a destra, servito adesso, appoggio per Carfora. Niente da fare, bella però l'azione di contropiede del Formia. Terminata con un nulla di fatto. Tiro di Carfora quando ormai era rientrata la difesa dell'Audace. Sellitti, appoggio è per Vitale. Torna da Volpe, si va adesso da Carfora in profondità, cerca questo cambio di gioco, la seconda volta che tenta questo cambio di gioco destra-sinistra, la seconda volta che viene intercettato prima del tempo. Volpe dopo l'interruzione di Leccese, l'appoggio, lo scambio con Esposito, ancora Volpe a cercare lo scatto di Cavezza in mezzo, buona guardia della difesa dell'Audace che adesso rilancia a sinistra per Demofonti, il tacco a favorire l'avanzata di Greco in profondità, c'è lo scatto di Mastrosanti completamente solo, addirittura gli ruba tempo, pallone, tutto quello che può. Ottima azione difensiva del Formia, qui prova a scappare via Cavezza senza successo, c'è fallo brutto qui di Carfora che viene ammonito, primo cartellino della partita per Carfora al 20° minuto. Non era tra i diffidati Carfora, tra i giocatori in campo diffidato per il Formia c'è solo Volpe. Trapattatore questo calcio di punizione, va Greco, il pallone in mezzo per lo scatto di Chiti, era buono l'inserimento del piccolo diavolo Tommaso Chiti. Niente da fare però. Cerca di uscire il Formia dal pressing, lo fa appoggiando il pallone sulla propria difesa, Leccese adesso apre bene a sinistra dove c'è lo scatto di Sellitti che riesce a tenere il pallone in campo, ma c'è ancora una volta posizione irregolare. Bandierina alzata di uno degli assistenti del direttore di gara Emanuele Tartarone di Frosinone, gli assistenti sono Tasciotti e Morena, entrambi di Latina. Qualche dubbio, almeno personalmente, poi è chiaro che non abbiamo la prospettiva perfetta. Leccese cerca un dribbling che non trova, recupera palla l'Audace con Chiti, bello l'inserimento di Maurizi che lascia il pallone a destra, palla in mezzo e c'è Scognamiglio e il rimorchio di Maurizi, incredibile l'errore del numero 7 che tra le altre cose colpisce in testa per sua fortuna un giocatore del Formia, perché almeno guadagna un calcio d'angolo, ma aveva aperto malissimo il piede nella conclusione, praticamente a porta vuota.
Padone sarebbe andato, secondo a mio modesta opinione, addirittura oltre la recinzione del campo. Al 22esimo, st'occasione per l'Audace. Quando viene la battuta di questo calcio d'angolo, palla in mezzo a Fumini che non arriva sul pallone. Mastrosanti, occasione ribattuta, appoggia indietro su Tabascio, controlla poi bene il forma in difesa, c'è il fallo forse di Mastrosanti, per l'arbitro è solo rimessa laterale, sarà un intervento su Maurizi. Bella l'azione, mezzo al campo del Formia, l'apertura a sinistra per Sellitti, il tiro che esce di pochissimo, opportunità per la squadra di Rosolino, botta e risposta da una parte all'altra, la partita si sta cominciando a fare decisamente interessante. Palla in profondità per la testa di Carginale, il pallone in avanti, lo stop di petto di Maggino, prende subito il pallone Cavezza, allarga a destra per Cavezza, scusate, quindi chiaramente un errore, era Esposito, la palla in mezzo, Sellitti non ci può arrivare, difende l'Audace che è pronta a ripartire adesso sulla destra, pallone per Greco e cerca l'appoggio di Chiti, non lo trova, trova l'interdizione di Vitale, mette il pallone in rimessa con le mani. Recupero palla qui, bene, di Esposito che entra in area, attenzione, attenzione, il tiro e la parata di Nasti, c'era un compagno completamente solo in mezzo, c'era Cavezza completamente solo in mezzo. Opportunità sprecata per il Formia. Ha qualcosa da recriminare Esposito. Pallone adesso, bene, lo scambio dell'Audace che serve, Demo Fonti, attenzione, il pallone in mezzo! Mamma mia, tra Carfora e Sicignano e Scognamiglio, ovviamente, scusate. La palla alla fine finisce in calcio d'angolo, ma stiamo vedendo azioni da una parte all'altra. Si è alzato decisamente il ritmo. Calcio d'angolo per l'Audace. C'è la battuta uno tra Tabascio e Demo Fonti, adesso riceve il pallone Tabascio in mezzo, Lecce in chiusura. Ancora corner. Stavolta si avvicina al Demo Fonti Greco, si allontana Tabascio. Palla in mezzo ancora alla testa di Leccese, fuori al rimorchio c'è Chiti pronto alla conclusione, si perde nel controllo, alla fine deve cedere il pallone all'indietro per Siciliano. C'è Demo Fonti in posizione irregolare, ha messo palla in mezzo, sarebbe stato un gol semplice. C'è il fuorigioco di Demo Fonti. In profondità Maggino di petto per Esposito, cerca il pallone di ritorno, non riesce, alla fine è Greco ad appoggiare direttamente di testa per Nasti. Sventagliata sul settore di sinistra, attenzione che c'è un errore praticamente qui di Carfora che di testa quasi favorisce
Mastrosanti, ancora Carfora se ne va, poi qui bene in dribbling, subisce anche una carica, riesce non solo a conservare il pallone ma a servire benissimo in avanti un compagno esposito che di tacco serve Cavezza che si allarga a destra, sfida Tabascio, Esposito ancora, il tocco per Cavezza in aria, la palla in mezzo, esce una cosa a metà tra un tiro e un cross. E alla fine il pallone si perde oltre la linea di fondo. Ancora una buona opportunità però del Formia che riesce col bel gioco, tanti tocchi di Fino ma poco concreto al momento di arrivare in zona tiro. Volpe di testa in mezzo al campo, recupera il pallone Greco che lancia ancora una volta Mastrosanti che però chiamato a un lavoro difficilissimo, dovesse andare avanti così. Pallone per Scognamiglio, si fa vedere vicino Leccese. Strano che debba arrivare addirittura lui a livello dell'area di porta e non uno dei due difensori centrali. Allarga comunque bene il gioco per Sellitti, pronto per la sovrapposizione Sensio. Sellitti appoggia invece il pallone all'indietro, palla in mezzo, arriva il tocco e il gol di Marco Esposito che sblocca il risultato. A pescare questo pallone in mezzo, la conclusione a due passi dalla porta, Nasti tocca ma non riesce ad evitare il gol dell'1-0 del Formia. Che arriva praticamente alla mezz'ora. Formia passa in vantaggio 1-0, la rete di Marco Esposito, ma l'avevamo detto che il Formia stava cominciando a farsi vedere in maniera assillante dalle parti di Nasti pur senza presentare delle particolari difficoltà al portiere avversario. Sblocca il risultato la squadra di Rosolino con Esposito. Adesso può ricominciare da dietro il tocco di Carfora per Volpe. Ancora per il terzino, deve liberarsi dal pressing avversario. Adesso deve alzare il ritmo l'Audace. Vedremo se si apriranno ancora spazi per gli esterni della squadra di Rosolino. Quel pallone si perde, non lo può controllare Sellitti. Poi in profondità non lo può raggiungere Maggino, si complica la vita, la difesa dell'Audace deve spazzare via Sigismondi, che era strano. Fumini in avanti a cercare ancora il solissimo Mastrosanti, chiaramente il pallone non lo raggiunge, il pallone è ancora aperto a sinistra per Sellitti che tenta un gran dribbling, guadagna comunque la rimessa con le mani. È stato un colpo di tacco volante Sellitti. Maggino, vicino a lui Esposito servito. Esposito preso in controtempo, Sensio, ma se ne è persa. La solitudine del numero 9, così si potrebbe chiamare la partita di Mastrosanti, si dovrebbe riassumere con questa frase, completamente da solo. Questa sorta di 4-1-4-1 schierato da Greco. Greco in possesso di palla, adesso riparte dalla difesa. Fumini in avanti, chi
Chiti che appoggia a destra per Boninsegna, il pallone profondo, trova però Senzio in chiusura, Senzio che però perde pallone per l'interizione di Chiti, adesso avanza a destra l'Audace, riassume in fondo per la messa in mezzo al rimorchio e il gol del pareggio di Greco. Bel pallone messo in area di rigore, arretrato per l'inserimento del numero 10 che ha scelto il tempo giusto e ha punito la difesa del Formia. Arriva quindi il pareggio al pareggio dell'Audace. Trentaduesimo minuto. Tutto da rifare per la squadra di Rosolino. Allora adesso in profondità, adesso per lo scatto di Mastrosanti, qualche difficoltà, il Formia riesce però a spazzare in fallo laterale. Deve arrivare il nuovo pallone, finito fuori dall'impianto. Vitale, un po' di tacco di Esposito nel tentativo di servire lo scatto di Sellitti, attenzione a Maurizi, poi può mettere un altro pallone in mezzo, Sellitti entra in area, all'indietro per Chiti, questa volta difende bene il Formia e non riesce a ripartire con l'eccesso, ci riesce solo adesso, deve liberarsi però delle marcature Carfora perdendo l'abbrivio della ripartenza, detta il passaggio Volpe anticipato di testa da Sigismondi. Sotto a Bascio, Volpe ancora in pressing alto. Ripartire per adesso con calma la squadra ospite, con Fumini, Greco, larga a destra per Maurizi, no, scusate, per Boninsegna. Fumini, Sigismondi, profondo, lungo alla sinistra per Demofonti che protegge il calcio d'angolo. Vero di Greco per Tabascio che rimette il pallone in mezzo cercando ancora il proprio numero 10, preso in controtempo, secondo me anche in posizione irregolare. Palla finisce sul fondo. Pallone in profondità, il colpo di testa però il giocatore del Formia finisce direttamente dalle parti di Nassi il pallone. Va in pressione Maggino, Nassi va profondo. Vedo l'appoggio di Maurizi, la palla in mezzo per Mastrosanti, esce Scognamiglio, sarà adesso con Costanza a Boninsegna a portare pericoli con questi cross in mezzo. Maurizi viene molto, molto più dentro al campo a servire queste sponde. Greco per Chiti, ancora Boninsegna indietro, Greco cerca lo scatto di Mastrosanti, la chiusura Lisenzio, sarà ancora calcio d'angolo. Non lo devo mettere, lo rende che non è un
Palla in mezzo e il colpo di testa di Boninsegna che esce di pochissimo. Opportunità per l'Audace. Rimessa per Scognamiglio. Attenzione adesso però ancora l'Audace che prova ad avanzare. C'è il fallo commesso su Greco da Carfora. Faccio le munizioni da un punto, da una posizione interessante per il destro di Greco. Punizione di Greco, la palla messa in mezzo, esce con i pugni Scognamiglio, deve liberare la squadra di Rosolino. Tabascio può appoggiare all'indietro per Nasti. Maurizi tocca il pallone, non Sensio, quindi la rimessa è per il Formia. Leccese. Scatta Carfora sulla destra, non viene servito. Ancora Leccese nel cerchio di centrocampo, allarga bene a sinistra per Sellitti che riesce a tenere il pallone in campo. La palla in mezzo per Cavezza, deve chiudere Fumini in calcio d'angolo. Vediamo chi andrà a battere, questa è una Cavezza, l'appoggio per Leccese, può mettere palla in mezzo di testa ancora Maurizi a mettere fuori. E questa però è con le mani. C'è un contatto, non c'è niente per l'arbitro, Boninsegna può rilanciare il pallone in avanti, la chiusura di Sensio che non riesce per ottenere il pallone in campo, sarà rimessa con le mani per la squadra ospite. Continua ad attaccare, cerca del gol del vantaggio. La posizione di Sellitti, ancora rimessa con le mani per Boninsegna. Fumini, Boninsegna all'indietro per Sigismondi. Poggio facile per Tabascio, si allarga adesso Greco, l'appoggio buono per Demofonti, cerca di allargare il gioco a destra, non riesce per la buona interdizione di Sensio, il gioco allargato a sinistra, finisce giù Sellitti, non c'è fallo per il direttore di gara, Chiti, Maurizi, supera bene Leccese, attenzione il tiro, la palla sbatte su Vitale, la rimessa laterale in zona d'attacco, praticamente un corner con le mani. Subito il colpo accusato, il colpo vitale che è rimasto contuso. Attenzione che la posizione è regolare, palla messa in mezzo, ancora al rimorchio per Chiti, il dribbling di Chiti, il tiro, la deviazione e calcio d'angolo. Che occasione per l'Audace. Al minuto 42, siamo quasi allo scadere del primo tempo. Tabascio, Demofonti, tradizione buona del capitano Volpe, ora Carfora si deve complicare la vita, alla fine deve spazzare in fallo laterale. Thank you.
Tabascio, sventagliata in mezzo, c'era l'inserimento di Mastrosanti. Buono però solo per Scognamiglio, anche se sembrava pericoloso. Greco in mezzo al campo, esce bene Carginale, lancia a sinistra Sellitti che non può arrivare sul pallone. Non può arrivare sul pallone qui Mastrosanti. Rimessa dal fondo e per Scognamiglio. Attendiamo di vedere, ci sarà il recupero. Intanto c'è la rimessa dal fondo per il portiere del Formia, che va con il destro. Il centro per la testa che Leccese, prende il pallone invece Fumini. Deve tornare indietro, ma finisce sulla sinistra. Demofonti la controlla, inserimento avanti a lui di Greco, preferisce appoggiarsi a Chiti. Recupera bene palla il Formia e non riesce però a controllarla. Allora Tabascio, una posizione insolita per lui in mezzo al campo. Chiti e Greco, arriva il colpo di testa e l'interdizione utile, buona di Carginale, mette il pallone in fallo laterale. Greco, le sue finte, contrasto con Carfora, mi sembra strano che il pallone sia ancora dell'Audace. Combattono per il possesso, alla fine finiscono giù entrambi, due giocatori, uno per parte, tratta di Demofonti da una parte e Volpe dall'altra. Calcio di punizione per il Formia, già battuto, finito preda però della difesa ospite. Demofonti qui non riesce a vincere il contrasto, il pallone diventa comunque buono per Mastrosanti, però come abbiamo detto fino ad ora completamente solo per gran parte della partita, non trova appoggi. Carfora, pallone che finisce a sinistra dove Senzio però lo appoggia nuovamente per il compagno. Finisce il primo tempo 1-1 tra Formia e Audace, ha aperto le marcature alla mezz'ora Esposito il pareggio di Greco. Pochi minuti dopo vedremo se nella seconda metà di gara le due squadre cambieranno qualcosa. Noi però ci salutiamo, ci vediamo tra poco per i secondi 45 minuti. Siamo di nuovo in collegamento da Maranola, è tutto quasi pronto per l'inizio del secondo tempo, il punteggio è ancorato sul 1-1, le reti alla mezz'ora praticamente a distanza di pochi minuti di Esposito e l'1-0 di vantaggio del Formia, il pareggio poi di Greco su azione manovrata. La partita si è sviluppata fino a questo momento in modo abbastanza piacevole sia da una parte che dall'altra, i tentativi di offendere e di conquistare il gol, per adesso siamo in parità, si ricomincia con gli stessi 22 in campo, si aspetta il fischio del direttore di gara Emanuele Tartarone di Frosinone, ricordiamo i due assistenti sono Tasciotti e Morina di Latina. Comincia in questo momento il secondo tempo, il Formia attacca dalla destra alla sinistra dei vostri tre schermi, chiaramente a parte invertite rispetto al primo tempo, e schiera con il 4-2-3-1 di Rosolino in porta Scognamiglio, in difesa da destra a sinistra ci sono Carfora, Vitale,
Carginale e Sensio, i due di centrocampo Volpe e Leccese. In attacco a sostegno di Maggino vi sono da destra a sinistra Esposito, Cavezza e Sellitti. L'Audace, che in questo momento è in possesso di palla con Maurizi, risponde con il 4-3-3. In porta Nasti, in difesa Buoninsegna e Tabascio Terzini, due centrali Siciliano e Sigismondi. Centrocampo a tre composto da Chiti, Greco e Fuini. In attacco il solo solissimo Mastrosanti, con a supporto ci dovrebbero essere, quantomeno in modo nominale, Maurizi e Demofonti rispettivamente a destra e a sinistra. Abbiamo visto però spesso il numero 9 completamente da solo, questo 4-3-3 che si trasforma spesso e volentieri in un 4-1-4-1. Attenzione a questo retropassaggio pericoloso, riesce a gestire il Formia, che allarga adesso a il pallone su Sensio, lo scambio con Sellitti, deve retrocedere Cavezza. Leccese qui sbaglia tutto, può ripartire l'Audace, ma l'abbiamo detto, Mastrosanti ancora una volta, l'avete visto anche con i vostri occhi, abbastanza solo, non riesce a gestire questo possesso. La rimessa quindi con le mani, però ancora per la squadra guidata dall'allenatore e giocatore Daniele Greco, affiancato ad Alessio Villanucci, qualità di vice, Audace non solo di nome questa squadra. Sensio, lancio profondo a cercare Esposito, attenzione, un retropassaggio rischiosissimo di Sigismondi, che poi trattiene un po' Maggino per tenere la posizione, per evitare che il numero 10 del Formia scippasse un pallone clamoroso a lui e a Nasti. Tra le altre cose, siamo completamente contro sole in una giornata caldissima, in una domenica caldissima. Gestisce palla adesso il Formia, vede lo scambio in mezzo, arriva a Cavezza che segna, ma è da posizione irregolare. È arrivato il gol dopo 2 minuti e 50 dall'inizio della ripresa, ovviamente tutto fermo. Non ci sono stati cambi nell'intervallo. In banchina per l'Audace c'è Enrique Jacquet Boschi, da qui c'è un altro fuorigioco segnalato. Boschi, il giocatore paraguayano, classe 94, abbiamo parlato di Audace anche come aggettivo, si presta molto a definire il centrocampista paraguayano, perché l'anno scorso giocava nella terza divisione slovena. Sapete com'è stato messo sotto contratto dall'Audace? Mandando un messaggio su Facebook. È stato visionato quindi dallo staff della squadra di Genazzano. È stato messo sotto contratto coronando il suo sogno di venire a giocare in Italia. Uno specialista delle punizioni, così è stato anche definito El Negro Boschi. Tempo in possesso di palla il Formia, che ha recuperato questo pallone, l'appoggio su Scognamiglio, però finisce preda ancora della squadra ospite che recupera palla, viene messo giù, calcio di punizione dal limite dell'area, messo giù Maurizi. Un errore banale della difesa formiana, arriva il cartellino giallo per Sensio al quinto della ripresa. Attenzione, perché la posizione è molto invitante, siamo al limite preciso dell'area. Greco, Demofonti e Tabascio sul pallone. C'è pronto il primo cambio per il Formia.
prima della battuta di questo calcio di punizione, non si vede spesso. Comunque esce Sellitti con il numero 11. Ed esce anche Sensio con il numero 3. Tascariati per il terzino ed entra invece il rientrante Zaccaro per Sellitti. Si gioca già due cambi Rosolino al sesto minuto della ripresa. Oh, 9, ha rotto il cazzo, 9! Oh, bravo Scariano! Sono due giocatori dell'Audacia a disturbare la barriera, si tratta di Fumini e di Chiti. Va la battuta da Tabascio sul palo del portiere. Pallone che finisce però decisamente fuori dalla portata di Nadi Scognamiglio. Sì, però ancora una mala gestione del pallone del Formia, rischia di mettere in pericolo la squadra di Rosolino, che può adesso cercare di ripartire a sinistra con Cavezza fermato da Boninsegna, che può avanzare la palla in avanti per Mastrosanti, che si libera il marcatore e si butta in mezzo Boninsegna. Arriva la chiusura di Volpe. Ma ancora Maurizi. Chiusura che stavolta è di Carginale. Ancora l'Audace che riesce a mettere in pericolo il Formia con il pressing. Qui se ne esce bene Cavezza. Alla fine il pallone rimbalza su di lui per il guardalinea. Il pallone però era già uscito al momento del rimpallo. Quindi la rimessa è per la squadra in maglia gialla. Le mani va a Carginale. Qui Zaccaro larga a destra la palla in mezzo, l'uscita con i pugni di Nasti e la ripartenza subito veloce l'Audace. Il pallone per Mastrosanti in posizione regolare, sta salendo come un treno sulla destra Maurizi, il tiro di Mastrosanti e da due passi la rete di Maurizi. E il completa la rimonta l'Audace, mentre rimane poi a terra il giocatore dell'Audace proprio Maurizi. Intanto 2-1 cambia il risultato, completa la rimonta la squadra ospite al nono minuto della ripresa. Il gol di Maurizi. C'è qualche dubbio forse sulla posizione di partenza di Mastrosanti, però fatto sta che l'Audace è passato in vantaggio. Leccese. Vai di prima, via! Qualche mezzo al campo buono di Maggino, che serve Cavezza. Carginale, ancora Leccese. Palla dentro per l'inserimento di Zaccaro. Ancora Maggino. Davanti a lui Cavezza, il pallone carambola verso Carginale, ma toccato da un giocatore dell'Audace, finisce oltre la linea di fondo. Sarà calcio d'angolo per la squadra di casa. Vediamo se la squadra di Rosolino riuscirà a sfruttare questo calcio piazzato. Maggino, Cavezza.
No! Ti giochetto! Troppi. Troppi tocchi di fino per una squadra che deve recuperare lo svantaggio. Infatti perde palla il Formia mentre Volpe stende un avversario. L'autore del gol del vantaggio Maurizi. Già battuto il calcio di punizione. Palla in profondità, non ci può mai arrivare Mastrosanti. Scognamiglio profondo per la testa di Maggino, anticipato da Siciliano Leccese, poi scaraventa il pallone lontano dove deve correre Zaccaro, lo mette fermo, cioè lo stoppa di petto, poi serve Cavezza. Carginale, Leccese salendo a destra, Carfora che con qualche difficoltà riesce comunque a raggiungere il pallone. Il dribbling, la palla in mezzo, percorre tutta l'area di rigore. Cavezza non ci può arrivare, il pallone viene messo fuori di testa dall'Audace, rimessa per il Formia già battuta, attenzione Cavezza nell'area di rigore, Cavezza dribbling con dribbling, finisce giù, c'è il cartellino giallo per Cavezza, ammonito per simulazione al 12° della ripresa. Preso il bagnato per il Formia, riesce a sfruttare le proprie azioni offensive. Nasti, colpo di tacco di Maurizi, favorisce però la ripartenza della squadra di casa che controlla adesso con Maggino. Lo scambio tra, attenzione che ruba il pallone e il tempo Maggino, c'è il fallo per il direttore di gara. Struzzo! E arriva il cartellino giallo anche per Maggino. Per proteste. Arbitro! Oh! Sei un cesso! Ma che stai a fare? Punizione che batte la Nasti con il destro. Poggio in area di rigore per Mastrosanti che gira di destro, dove però è bravo Scognamiglio. Riesce a ripartire però il Formia con Esposito che perde un altro pallone. Maggino di testa arriva però Boninsegna, l'appoggio di Maurizi in una zona di campo dove c'è solo Volpe, l'apertura a sinistra per Cavezza, in mezzo c'è Maggino, Cavezza gira tutto a destra, il tiro di Zaccaro finisce lontano però dalla porta di Nasti. Pensare quantomeno il tentativo, è rimasto un solo cambio a Rosolino. Calma! Siamo arrivati al quarto d'ora della ripresa. Passata quindi un'ora di partita. L'Audace in vantaggio 2-1 in casa del Formia, che era passato in vantaggio con Esposito. Subire la rimonta di Greco e di Maurizi. Poggio di testa all'indietro per Scognamiglio. Pallone sulla destra dove ha qualche problema ad agganciarlo Esposito. Recupera però palla Maggino. Guadagna la rimessa con le mani, se ne incaricherà Carfora. Scambio con Maggino, Carfora, attenzione il pallone, palla messa in mezzo dove c'era Zaccaro, esce bene in presa bassa Nasti.
il controllo palla del Formia, qualche difficoltà Carfora, alla fine Volpe il pallone per Cavezza, troppo profondo. Coscie Nasti che rotola sulla palla per perdere qualche secondo. Va in pressing qui Zacca, rischiando di prendere il pallone. Il dribbling di Nasti sul numero 18 formiano. Quindi cambia pelle dopo i cambi. Zacca ora fuori la punta centrale. Esposito e Cavezza larghi, Maggino in appoggio al nuovo entrato. C'è lo scatto dentro di numero 7 Maurizi, pallone però smorzato, diventa facile per Nasti. Rimessa con le mani sarà per il Formia. Da battere Carginale. Cavezza riceve ma sbaglia l'appoggio, anche che c'è stato il tocco di un difensore dell'Audace. Si tratta di Fumini e qui va anche a recuperare palla. Chiti all'indietro per Sigismondi, il pallone in avanti a cercare Mastrosanti, recupera palla della Formia, alle scese lo gira male. Maurizi qui non aggancia il pallone, ancora una volta rimessa con le mani per la squadra di casa, se ne deve occupare ancora una volta Carginale. Cavezza la gira però senza precisione, Fumini, Boninsegna il colpo di testa di Vitale. Volpe a combattere in mezzo al campo e guadagna un calcio di punizione. Maggino può servire sulla corsa, Cavezza lo fa adesso, il tocco di Boninsegna, calcio d'angolo. Palla in mezzo, il cross però viene stoppato dalla difesa, Carginale di testa, Boninsegna due volte, pallone in fallo laterale. Maggino lascia Carginale che gli dà proprio in questo momento il pallone, si allarga Carginale, Maggino vuole andare da solo, lo scambio con Cavezza non si concretizza, l'1-2, Cavezza poi cerca un passaggio difficilissimo per l'inserimento di Leccese, poteva mai raggiungere il pallone il numero 8, non prima comunque di Nasti che infatti esce in presa bassa e va a bloccare. Cavezza qui prova coraggiosamente a prendere il pallone, a servire di testa Maggino, non ci riesce. Palla liberata in fallo laterale però dall'Audace che regala quindi la rimessa con le mani al Formia. Si fa vedere vicino Maggino e subisce una carica. Leccese, Volpe. Larga a destra, difficilissimo per Esposito, tanti errori di misura. Per la squadra di Rusolino che comunque ha dimostrato di saper reagire al gol, il fatto che sono quasi costantemente in possesso di palla ma non riescono a trovare sbocco per la manovra offensiva. Maggino per Cavezza, esce un velo involontario, riesce comunque a liberare l'Audace. Attenzione qui all'intervento di Carginale, non prende Maurizi che supera anche Volpe, deve poi appoggiare all'indietro per Chiti. Abbiamo appena superato il 20° minuto.
2-1 per l'Audace, attacca a destra a sinistra con Tabascio. Continuano a cantare i sostenitori del Formia nonostante il risultato. Nasti, lo stanno facendo dall'inizio della partita, devono una bella dimostrazione. Se ne va Boninsegna, mette il pallone in mezzo con una mano, Scognamiglio ad allungare la traiettoria e salvare la propria squadra dall'intervento di Mastrosanti. Prova poi a ripartire la squadra di Rosolino, fermato fallosamente un giocatore del Formia, steso letteralmente, poi Leccese rimette subito la palla in gioco, Volpe. Maggino, davanti a lui Cavezza, sbaglia però l'appoggio, stoppa tutto a Fumini, Maurizi. Bella la giocata di Chiti, salendo a destra poi Maurizi. Formia però recupera il pallone, Cavezza sui piedi di Maggino, ci vorrebbe il movimento di Zaccaro che non è arrivato. Maurizi recupera palla del Formia, Volpe deve lanciare, Cavezza lo serve invece sui piedi, ancora Volpe, fallo di mano di Boninsegna, c'è punizione per la squadra di casa. Cavezza, la palla messa in mezzo che gli ritorna sui piedi, poi c'è la posizione irregolare di Carginale. Fumoso il Formia in questa partita, tanto gioco, tante opportunità ma nessuna vera e propria occasione da rete concreta. Attenzione perché continua a giocare l'Audace con un giocatore che farmi a terra, Dolorante. Alla fine Volpe deve mettere il pallone in fallo laterale, fatto male Carginale. Male Caginale, siamo al 24esimo minuto, il punteggio di 2-1 per la squadra ospite, mentre entra lo staff medico per prestare il primo soccorso al numero 6 della squadra di casa. Formia che non viene superato comunque in classifica, non verrebbe comunque superato in classifica da delle sconfitte di Roccasecca, Gaeta e Morolo rispettivamente sul campo di Colleferro. 1-0 la vittoria del Colleferro sul Roccasecca questa mattina. La vittoria 2-0 in trasferta della Vista Artena sul Morolo, la sconfitta poi del Gaeta 3-1 in casa del Cassino, che sono sempre più capolista. La Vista Artena continua ad inseguire a pari punti proprio con il Colleferro, soli 3 punti di distanza. Tanto riprende il gioco con Audace che restituisce il pallone al Formia, che ha ancora 20 minuti per cercare il pareggio. Il pallone
Lo fa rimbalzare poi Insegna, subendo quindi il pressing di Magino, costretto quindi a mettere il pallone in fallo laterale il terzino della squadra ospite. Pronto a battere proprio il capitano Volpe. Esposito. Magino. Ancora per Esposito. Deve tornare da Leccese. E addirittura tira da lunghissima distanza. Un tiro senza alcun tipo di pretesa. C'è di neanche di poco oltre la traversa. L'unica cosa, il Forme viene raggiunto a quota di 12 dall'Arce. Vittorioso questa mattina sul campo del Monte San Giovanni Campano, 4-2, attenzione però torniamo in cronaca perché c'è un'azione dell'Audace che arriva al limite dell'area, il tiro di Demofonti, altissimo. Una bella azione, l'Audace terminata però con una conclusione nettamente oltre la traversa. Demofonti spreca. È pronto l'ultimo cambio per il Formia. Gestisce palla l'Audace che adesso perde il possesso sul controllo maldestro di Chiti. Ancora in inferiorità numerica il Formia, quindi costretto a quest'ultimo cambio rosolino. Mentre perde il pallone Esposito, Greco larga a sinistra per Boninsegna, per Tabascio ovviamente, Boninsegna opera da quest'altra parte, c'è Chiti, non ho capito bene cosa volesse fare in questa circostanza, il pallone si è impennato, ha potuto uscire Scognamiglio, presa con le mani, ancora non arriva il cambio. Continua a giocare il Forme in inferiorità numerica, Zaccaro non riesce a controllare, Tabascio spazza in avanti, Mastrosanti in posizione irregolare, si alza la bandierina tra gli applausi ironici del tifo di Formia, veramente reputano irregolare la posizione del numero 9 in occasione della rete del vantaggio di Maurizi. Mentre è arrivato l'ultimo cambio costretto, è entrato con il numero 16 Emilio Coppola, costretto a uscire chiaramente Carginale. Cavezza, attenzione alla Formia che deve gestire questo pallone in difesa, la ruba Mastrosanti, appoggia all'indietro su Maurizi, lo scambio tra Greco, Maurizi e ancora Mastrosanti, recupera palla bene Cavezza che se ne va anche in dribbling, giusta il pallone per Volpe. C'è il controllo di Magino ancora per Volpe che scende sulla sinistra, rientra sul destro, mette il pallone in mezzo, la conclusione di prima di Esposito che rimbalza sul terreno di gioco, finisce fuori. Partito bene in contropiede il Formia al 30° della ripresa, mentre arriva il primo cambio anche per l'Audace, esce con il numero 11 Demofonti. Di capire chi entra con il numero 18 Panetta. Trentesimo minuto, 2-1, ancora un quarto d'ora per il Formia per cercare di recuperare lo svantaggio, di conservare l'imbattibilità casalinga, il pallone
in profondità, lanciato da Nassi a cercare la testa di Mastrosanti che viene anticipato da Vitale. Audace che però recupera il pallone con Maurizio, adesso che opera sulla destra, il pallone in mezzo a cercare ancora Mastrosanti, la posizione è regolare, il pallone era comunque sfilato sul fondo per il controllo, il velo di Scognamiglio. Battere quindi questo calcio di punizione, portiere del Formia, il pallone però finisce direttamente sui piedi di Maurizio. Avanti per Chiti, sovrapposizione di Greco che in area mette il pallone in mezzo sul secondo palo, arriva lo stop di petto di Carfor a fermare tutto, può avanzare adesso il Formia in mezzo al campo, i dribbling Volpe, Maggino anticipato dalla corsa di Boninsegna, viene lasciato solo ad avanzare, solo adesso gli va incontro Vitale, va all'indietro per Fumini, può controllare Greco, la palla in mezzo, bene a pescare lo scatto di Panetta, in posizione però irregolare, era partito il nuovo entrato, ancora punizione per il Formia. Continua ad accusare qualche problema fisico la squadra di Rosolino. Se Vitale accusa un colpo alla bocca dello stomaco probabilmente. Zaccaro commette fallo su Tabascio, su Boninsegna. Maurizio. Panetta andrà a controllare, lo lascia, gli lascia il tempo. Scariati, ma l'arbitro ferma tutto perché è ancora Vitale. Che problema, qualche problema serio, si tiene in petto. Sembrava la bocca dello stomaco, sembra invece qualcosa di più serio. Speriamo chiaramente niente di grave, ma deve andare ad accomodarsi fuori dal campo. Il numero 5, Antonio Vitale. Pronto a far ripartire le operazioni il direttore di gara Emanuele Tartarone. L'Eccese probabilmente scodellerà il pallone verso la difesa dell'Audace, direttamente tra le disponibilità dell'estremo difensore Nasti, che allarga subito il gioco. Fumini, bene in avanti Greco, Panetta, ancora il controllo di Greco, intercetta tutto l'Eccese, non riesce però il Formia a tenere il possesso del pallone. Carezza si fa scippare il pallone da Maurizio che supera anche l'Eccese. Maurizio ancora il dribbling, contro dribbling sul destro, mette palla in mezzo al rimorchio, Greco che spreca tutto in modo clamoroso, non la vuole chiudere l'Audace, è ancora vivo il Formia, errore clamoroso di Greco, ma troppo facile Maurizio. Dribbling contro dribbling in area di rigore, il colpo di testa di Zaccaro che si perde direttamente verso il portiere della squadra ospite, la pressione di Maggino, cercare di accelerare le operazioni, deve scuotersi il Formia, mancano ancora 10 minuti. In avanti a cercare lo scatto di Maggino, ancora palla messa in mezzo, secondo me non era uscita completamente, per l'arbitro e per il guardalinee sì, rimessa dal fondo per Nasti.
Cavezza costretto quasi a fare il terzino in questo momento. Scariati. Ancora un pallone lungo a cercare la testa di Zaccaro, che adesso in posizione regolare ne è fermato lui e il gioco. Punizione per la squadra di Daniele Greco. Calcio di punizione per la squadra di casa per il fallo di mano di Chiti. Andiamo a morire! Ti stai facendo fare quello che cazzo vogliono loro! Forma che nella prossima partita dovrà giocare a casa del Roccasecca. E viene ammonito Chiti. Mentre l'Audace sarà ospiterà il Cassino capolista. Ma non è ancora il momento di pensare alla prossima giornata, il Formia ha ancora tempo per recuperare, non può farlo certo con questi palloni spediti un po' a caso nell'area di rigore. Nassi lo può bloccare. Buon insegna Maurizi. Chiti non può raggiungere il pallone che sfila oltre la linea. Ancora dei contatti. Qui si butta a terra il numero 2 Buon insegna. Dopo aver preso un colpo in testa, ma non mi pare di aver visto niente sinceramente, tant'è che si riprende abbastanza presto, soprattutto va a fare la pace tra virgolette. Forme in 10, situazione un po' disperata, fuori gioco qui di Zaccaro che subisce anche un colpo. Per l'arbitro chiaramente fa fede alla segnalazione del guardalinee di posizione irregolare di partenza del numero 18 del Formia. Secondo cambio per Greco, esce Chiti molto nervoso ed entra Angelillo. Cosa è uscito, Minuto 39, mancano. Abbiamo appena iniziato il quarantesimo. 5 minuti. La squadra di Rosolino. Tentare una rimonta fondamentale. Pallone che finisce dalle mani di Scognamiglio, pronto a rilanciare. La zona di Maggino che lotta con Boninsegna. Alla fine c'è corner. No, queste le occasioni che deve sfruttare la squadra di Rosolino. Vediamo adesso. Salgono un po' tutti, rimane solo Volpe. A difesa della propria porta. La palla in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa. Attenzione Maggino, tenta la rovesciata. Si allacciano poi in area di rigore i giocatori. Esposito tenta di fuggire. Alla fine si perde il pallone Boninsegna. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Formia, che può continuare a spingere. Esposito direttamente in mezzo. Nasti, impresa alta. Poi si accartoccia al suolo. Rilancia adesso con le mani nella zona di Maurizi, che torna indietro.
Bella poi la palla per il numero 15 Angelillo, che tocca quindi il suo primo pallone. Ancora Maurizi, Esposito, Maggino per Coppola, ancora Maggino, e subisce qui un colpo da parte di Fumini. Si è sentito fin qua, indeciso poi sull'uscita Scognamiglio, alla fine Scariati riesce a fermare in qualche modo l'avanzata di Panetta e chiuderlo in fallo laterale. Fondamentale la chiusura di Scariati. Panetta appoggia dietro per Maurizi, distribuisce il gioco sulla sinistra dove opera Tabascio. Pallone carambola ancora in zona di Panetta, sfida Cavezza all'uno contro uno, la sua conclusione finisce rimpallata, alla fine può uscire il Formia con Esposito che corre sulla destra, lascia il pallone a Carfora, il pallone diventa di nuovo in possesso delle maglie blu. Panetta fermato fallosamente da Zaccaro. Quarantaduesimo chiuso da pochi secondi, avanza l'Audace che è in vantaggio 2-1. Il tiro che esce non di molto da parte di Mastrosanti. Chiaramente il recupero del Formia è reso ancora più difficile dall'inferiorità numerica a causa dell'uscita dal campo di gioco di Vitale. Pallone in mezzo qui di Maggino, finisce direttamente sul portiere. Diciamo delle partite giocate questa mattina, le squadre del Sud Pontino, il Gaeta ha ottenuto un'altra sconfitta, una sconfitta comunque. Attenzione Maggino, dobbiamo tornare in cronaca, la partita qui può succedere di tutto da qualunque momento. Maggino, controllo di Coppola all'indietro, il pallone ancora per Maggino, riesce a filtrare poi il pallone, attenzione al contropiede, Mastrosanti indecisissimo, Scognamiglio ed è tutto facile per il gol che chiude la partita, la rete di Mastrosanti, 3-1, ma clamorosa l'indecisione di Scognamiglio che esce a metà. Poi mentre tornava indietro è stato semplicissimo per Mastrosanti chiudere la partita al 44esimo minuto. Audace 3, Formia 1, 44esimo ovviamente della ripresa. Volpe, Esposito, davanti a lui Cavezza, Esposito preferisce andare da solo e perde palla, una brutta prestazione quella di Esposito quest'oggi, sempre almeno un tocco di troppo, per non dire anche due o tre. Carfora sbaglia qui il rilancio, Panetta fermato, Leccese apre a sinistra, Maggino davanti a lui Cavezza. Maggino preferisce andare in mezzo al campo, ancora Esposito, Zaccaro non riesce a conservare il possesso, però Zaccaro parte a sinistra ancora, Audace, la palla in area di rigore, esce Scognamiglio dopo questa fuga sull'esterno. Vado fino in area di rigore. Ancora il numero 9 Mastrosanti. Greco, Maggino, un numero 10 all'altro, fermato fallosamente Maggino, c'è calcio di punizione.
siamo entrati nel recupero. Esposito, dribbling, scarico ancora su Maggino, Cavezza, dribbling in area di rigore, fermato però, riparte l'Audace se non per la chiusura puntuale, energica di Esposito, messa con le mani per la squadra ospite, per la squadra ospite. Greco larga a sinistra per Tabascio, addirittura la conclusione finisce fuori. Come abbiamo detto, dovrà giocare la prossima partita in casa del Roccasecca. Roccasecca che è uscito sconfitto in questa giornata, l'abbiamo detto, in casa del Colleferro 1-0. La possibilità quindi di conquistare i primi punti in trasferta per la squadra di Rosolino a questo punto diventa fondamentale, tutto vista anche l'uscita alla Coppa, l'unico impegno quello del campionato. Ancora una volta preso a metà Scognamiglio, ma questa volta scivola bene su Mastrosanti, la spara lunga, Cavezza, buono lo stop, lo scambio con Coppola, zona tiro, fermato, Volpe però può allargare a destra, Carfora in mezzo, troppo sul portiere, Nasti, impresa. Arriva l'ultimo cambio per l'Audace, dovrebbe uscire proprio Mastrosanti che ora è in possesso di palla, la sua destra c'è Maurizi, servito in questo momento, posizione regolare, Maurizi sul secondo palo per il gol di Panetta, il gol del 4-1 dell'Audace. Quindi sbanca Maranola, gol al 48esimo della ripresa in pieno recupero a pochi secondi dalla fine della partita. Novantatreesimo. Deve ancora arrivare il cambio per l'Audace, arriva in questo momento, esce Mastrosanti. Essere entrato Valentini se non ho visto male. È entrato Arsari. Alzari, anzi. Può avanzare ancora il Forme sulla destra, fermato però Zaccaro, e arriva il fischio finale della partita. Audace che batte Formia 4-1. Nel primo tempo il vantaggio formiano con Esposito, il pareggio di Greco 3 minuti dopo la mezz'ora, e nel secondo tempo con il Formia anche in 10 per l'infortunio di Vitale, dopo il vantaggio di Maurizi dilaga al 90esimo l'Audace con le reti di Mastrosanti e di Panetta. Quindi conquista 3 punti l'Audace che si rilancia in classifica all'inseguimento delle posizioni di testa. Masticamaro, il Formia che perde l'imbattibilità a casalinga, dovrà rifarsi in trasferta la prossima settimana contro il Roccasecca. Signori, da Maranola è tutto, ci sentiamo per le interviste del post partita. Un ringraziamento a Enrico Duratori alle riprese, Davide Guzzardi vi dà l'appuntamento appunto alle interviste del dopo partita, poi ai prossimi appuntamenti con Telegolfo. Grazie a tutti.
qui con mister Rosolino. Mister, una partita sicuramente non delle migliori che avete giocato, è arrivata una sconfitta pesante anche perché avete perso l'imbattibilità casalinga in questa stagione. Sì, vabbè, questo è un fatto molto relativo perché insomma c'è, insomma, prima o poi doveva succedere, è successo oggi contro una gran bella squadra, una squadra importante, una squadra che giocava a calcio. Purtroppo abbiamo pagato le assenze perché tre partite in una giornata, cioè in una settimana, diventano difficili e con giocatori con caratteristiche completamente diverse. Pensi che ho terminato con un esterno alto terzino destro, un esterno alto terzino sinistro, insomma poi ci sono messi gli infortuni e le altre cose, però nulla vieta che abbiamo sbagliato partita. Fino all'1-0 nostro abbiamo creato anche delle buone situazioni per raddoppiare, loro ci hanno pareggiato, poi dopo con la loro qualità sono passati anche in vantaggio il secondo tempo e lì purtroppo, diciamo, Vitale già non doveva giocare, ha giocato, è stato stoico in questo senso, è entrato in campo, poi ha vomitato, insomma sono state tutte le cose negative sono accadute e oggi. Certamente l'unico, diciamo così, consolazione è stata quella, diciamo così, di aver capito che insomma tre partite in una settimana, insomma, questa squadra non li può reggere, quindi sapevamo che era molto molto difficile, però diciamo l'inerzia nervosa non è bastata. Comunque il punteggio così largo, almeno a modesta opinione di chi ha potuto seguire la partita in cronaca, per tutti i 90 minuti sembra anche abbastanza ingiusto un punteggio così largo che è arrivato soprattutto nel finale, causa probabilmente proprio l'inferiorità numerica a causa dell'infortunio arrivato a Vitale. Cioè, rimane comunque l'impressione di aver visto un Formia un po' confuso in certe fasi di gara, soprattutto in avanti, dove a dispetto di una buona qualità anche di palleggio si è arrivato molto poco a concretizzare il possesso palla. Ma questo è tutto vero, quello che dice lei è verissimo, soltanto che deve considerare che certe giocate, certe situazioni vanno fatte con gente di ruolo, con certi determinati movimenti. Quando si improvvisa l'azione inizia da dietro, il pressing inizia davanti, insomma la difesa inizia a lavorare con il pressing degli attaccanti, quando ci sono delle situazioni tattiche, come ha detto lei giustamente, confuse, diventa tutto più difficile. Però non bisogna trovare scuse, bisogna sapere accettare la sconfitta, una sconfitta che noi abbiamo meritato, per cui diciamo diventa meno dolorosa sotto certi aspetti qua, però insomma adesso ci dobbiamo rimboccare le maniche, ci tenevamo tantissimo a fare il risultato qui, non ci siamo riusciti, abbiamo 12 punti in classifica ancora che non ci garantiscono la tranquillità, però un certo aspetto. Domenica speriamo di recuperare 2-3 giocatori, cosa che sarà difficile, però dobbiamo giocare la domenica, non è che possiamo fare a meno di farlo, insomma. Oggi comunque avete recuperato anche sia Di Florio che Zaccaro. Zaccaro è anche riuscito a giocare un po' in campo, quindi piano piano state riuscendo a recuperare quella che dovrebbe essere una parvenza di formazione o quantomeno di rosa titolare. Avete l'opportunità la settimana prossima di conquistare 3 punti sul campo di Roccasecca, che è uscito sconfitto questa settimana con il Colleferro. La vostra classifica non è cambiata dopo questa giornata e avrete l'opportunità di conquistare i primi punti in trasferta già nella prossima settimana. No, poteva migliorare la classifica, ma il concetto era questo: in distinta il Formia non può presentare 15-16 giocatori, sarebbe l'anticalcio, quindi tenga presente che 2-3 giocatori che sono venuti in panchina, insomma è stata più la disperazione, ma non erano, diciamo, Di Florio non era nemmeno disponibile a fare 5 minuti, Zaccaro non era nelle condizioni perché solo questa settimana ha iniziato ad allenarsi, anzi lo ringrazio perché insomma, diciamo, mi ha fatto il sacrificio di entrare con qualche rischio, spero che questo non abbia potuto procurare qualche situazione, per cui avevamo poi tutti i 98, insomma 97, poi si è infortunato anche Carginale, l'unico che poteva tamponare la situazione, insomma una serie, non ci pensiamo. Un po' sfortunati. Ma diciamo che questo è un periodo che non è che ci gira tutto bene, perché non tanto per il fatto dei risultati, perché comunque abbiamo sopperito col Colleferro, col Gaeta, abbiamo fatto le buone prestazioni, ma proprio diciamo sono più gli infortuni che non fanno sì di far riposare qualche giocatore, Leccese, Volpe, Cavezza, che sono leggerini, Sellitti, insomma bisogna che qualche giocatore riposi, però in queste circostanze il riposo non è la cosa.
e abbiamo incontrato in un momento, diciamo, molto difficile, credo una delle squadre migliori del campionato, senza ombra di dubbio. Siamo qui con mister Daniele Greco, mister capitano, giocatore, autore del gol del pareggio. Hai fatto tutto tu oggi? No, hanno fatto tutto, sì, abbiamo fatto scherzando. tutto insieme. Siamo stati bravi oggi, bravi in tutto. Bravi sia in fase di non possesso, bravi a soffrire e poi bravi una volta preso il pallino del gioco in mano a fare gol, a finalizzare, a chiudere anche con un 4-1 che forse un po' troppo per quello che ha fatto il Formia fino a mezz'ora dalla fine, però il calcio è anche questo. Rosolino vi ha definito una delle squadre migliori del campionato senza ombra di dubbio, cito testualmente. Questo è chiaramente un segnale importante per una squadra audace di nome e di fatto, che ha avuto il coraggio di affidarti la guida proprio della tecnica della squadra. Avete fatto un mercato di tanti giovani, un mercato importante per un campionato che fino a questo momento è importante, perché siete comunque tra le posizioni di vertice del campionato. Sì, giovani bravi soprattutto, perché non sono giovani, sono molto bravi e ogni volta in campo fanno vedere il loro meglio, indipendentemente da chi va in campo. Oggi ha fatto gol un nuovo, ha giocato dietro una persona che ha fatto poche partite, e comunque chi gioca dà il meglio di sé, appunto sono giovani e bravi. Immagino che sarai stufo di questa domanda, ma devo fartela anche per curiosità personale. Come stai vivendo questa esperienza da allenatore e giocatore? Brevissimamente. È bella, divertente, stimolante. Finché posso la porto avanti. La prossima gara è contro la capolista della stagione, il Cassino. Tornate a casa a cercare di 3 punti, quindi contro una delle formazioni che sta dimostrando di essere tra le più forti in assoluto di questo campionato. Come la preparerete e con quale spirito l'affronterete? Lo spirito è sempre lo stesso. Il Cassino è una grande squadra fatta per vincere, secondo me è a buon punto, nel senso è una grande squadra. Noi però andiamo in campo come al solito a cercare di dare battaglia e metterli in difficoltà, proponendo il nostro gioco, il nostro calcio frizzante, e poi che vinca il migliore.